A casa di Petrarca sono dei cortili bellissimi. Stava percorrendo le sue giornate lì e finalmente, perché è da tanto tempo che volevo visitare questo luogo. Siamo appena arrivati ad Arqua Petrarca e non vedo l'ora di scoprire questa cittadina che il grande poeta trovava così affascinante. E già posso capire, almeno in parte, il motivo perché il luogo dove si trova è spettacolare. La natura qui è incredibilmente bella. In questa cittadina veneta che si trova presso i Colli Euganei è fantastica. Secondo me anche la cittadina stessa sarà bellissima, perché già posso vedere da qua un po' tutte le costruzioni medievali, però la natura qui è incredibile, davvero incredibile. Come probabilmente sapete già, quest'area è molto famosa per le sue fonti termali e Petrarca appunto scoprì Arqua mentre era in cure termale ad Abano. E qualche anno dopo si trasferì qui per trascorrere gli ultimi anni della vita. Qui c'è la casa di Petrarca ed è anche sepolto qui. Abbiamo appena visto un gruppo di turisti, quindi mi pare anche un posto abbastanza frequentato. E capisco perché. Non siamo ancora entrati in città, però guardate quanto già è bella. C'è la natura ovunque, in mezzo al parco ovviamente, oltre all'architettura splendida che potete già ammirare da tutte queste strade, c'è anche la natura selvatica molto molto ricca. E io posso capire Petrarca che ha scelto questo posto, sicuramente lo posso capire. Guardate qua, c'è una casa incredibilmente bella. Guardate, mamma mia, è bellissima! Con tutta questa vegetazione è splendida. Io penso che più o meno tutte le persone che hanno un'inclinazione artistica, letteraria, ma comunque più verso l'arte, ad un certo punto abbiano questa necessità di scappare un po' dal mondo, di rifugiarsi in un posto così, che sarà esteticamente bello, naturalmente bello, molto tranquillo, molto pacifico e molto lontano da tutto il mondo, dove possono trascorrere la loro vita o i loro anni finali della vita, gli ultimi anni della vita, come ha fatto Petrarca. Guardate questa. E stare un po' in pace, creare qualcosa, perché in posti così dove non si sente nessuno, adesso se ascoltate, ci sono solo i suoni della natura, neanche le persone non si sentono. E secondo me in posti come questo si crea meglio, perché non ci sono delle distrazioni, non c'è niente che possa interagire in modo negativo con il processo creativo e niente che ti distrae dal tuo lavoro creativo. Ed è bellissimo, perché posso capire Petrarca che ha voluto rifugiarsi qua. E secondo me, ma forse anche tutte le persone in realtà passano questo momento nella vita, anche io lo passo ogni tanto quando mi viene voglia di scappare da una città grande e stare almeno un po' di tempo in una città più piccola. Una cosa che amo moltissimo dell'Italia, non solo delle città piccole come Arqua Petrarca, ma anche di città più grandi come Bologna per esempio, sono i cortili bellissimi. Ed è una cosa che secondo me dimostra una cosa particolare sugli italiani, l'amore per la propria casa e diciamo che da lì parte l'amore per il proprio paese. Se una persona prende cura della propria casa, prende cura del proprio giardino, del suo cortile, prendendo cura di tutte le cose, tutti i fiori, gli alberi che ci sono, creando un cortile bello,
vuol dire che poi potrà anche prendere cura del suo paese, creando qualcosa di bello nella sua comunità. Ed è una cosa, secondo me, molto emblematica dell'Italia. Cioè, guardando un po', diciamo, da fuori, con gli occhi di una straniera qua, la vedo, la noto spessissimo. Ed è una cosa che mi piace molto, perché è una cosa che amo degli italiani. Cioè, un caldo incredibile oggi, è un'afa pazzesca, quindi ho fatto quello perché non ce la faccio più a camminare con i capelli sciolti. Però, nonostante questo caldo, io sono stupita dalla bellezza di questo borgo. Infatti Arqua Petrarca fa parte dei borghi più belli dell'Italia e se lo merita assolutamente. Ci sono ancora tanti edifici risalenti all'epoca medievale che si può ammirare, tra cui anche la casa di Petrarca dove stiamo andando adesso. E all'epoca, quando fu costruita, la casa di Petrarca infatti fu uno degli edifici più ricchi della città. E perché fu fatta dai mattoni, a differenza di altre case che c'erano qui, ed è rimasta fino ad oggi qua. Sono molto curiosa di vederla finalmente, perché è da tanto tempo che volevo visitare questo luogo, e essendo una persona che ama tanto l'arte di Petrarca, la poesia di Petrarca, è da tanto che volevo venire qua. Finalmente siamo qua, andiamo. Ragazzi, voi dovete vedere questo, è bellissimo. Guardate queste case, quanto sono antiche, quanto sono splendide. Io non ho parole, sono bellissime. È fantastico. Sembra un borgo fiabesco, un borgo che, non so, proviene da qualche film fantastico. Sarebbe un'ottima decorazione naturale per qualche film ambientato nel Medioevo o anche in qualche paese fantastico, non lo so, mi dà un po' questa impressione, no? La città è spettacolare, veramente. Ora andiamo a guardare la casa di Petrarca, perché sotto qua c'è il museo, e poi adesso entriamo dentro la casa e io sono molto emozionata. Pare che qua ad Arqua Petrarca facciano delle visite animate, che secondo me può essere un'esperienza unica, sicuramente da provare un giorno. Dovrò ritornare qui. La casa di Petrarca è un luogo fantastico, solamente pensare che lui ha vissuto lì, che stava percorrendo le sue giornate lì e oggi possiamo camminare nelle stesse stanze, è molto impressionante. È un luogo con energia incredibile, perché non lo so, a me solamente capire di chi era la casa già era incredibile. Lui ha vissuto qui per ben 5 anni prima di morire, sempre qui ad Arqua. Era circondato dai suoi familiari, dalla figlia, marito della figlia e anche dalla nipotina, e morì lì nel 1374 mentre stava facendo i suoi studi. Morì pacificamente. Secondo me è un destino bello, perché ha vissuto una vita piena delle avventure, piena delle scoperte, e una vita in cui ha trovato il modo per svelare al mondo il suo talento. Ha lasciato un'eredità fantastica a noi oggi, e è conosciuto in tutto il mondo alla fine. E poi ha passato gli ultimi anni in questo mondo, in questo posto bellissimo, che secondo me in realtà è un bel posto per morire. Cioè, forse suono un po' male, però è un bel posto. Per una persona che va verso la fine della vita, per stare qua per un paio di anni, circondata tra l'altro dalla sua famiglia, morire pacificamente nella propria casa, circondata dai suoi cari, dai libri, che forse erano ugualmente cari a lui, in un posto di questa bellezza,
inspiegabile. E è un bel destino. Secondo me ha vissuto una vita bella che se la meritava. E ora andiamo a vedere la tomba di Petrarca, perché fu anche sepolto qui. E lo posso capire anche. Andiamo. Abbiamo finalmente raggiunto la tomba di Petrarca, che si trova in posizione migliore per un luogo di sepoltura di un grande poeta, di un poeta grande come lui, vicino alla chiesa di Arcueil, con la vista bellissima sui Colli Euganei e in realtà anche tutta la città, perché se guardate di qua si vede anche una parte di Arcueil ed è molto bello. È un, come avevo già detto, secondo me la fine della vita molto dignitoso che ha avuto lui. È un luogo di sepoltura in questo luogo magico, molto tranquillo, molto pacifico, immerso nella natura. È un ottimo posto per il riposo finale della persona, di una persona grande come Petrarca. Petrarca ha reso famosa questa città, che in realtà fu chiamata in conseguenza nel suo onore, col suo nome, e dopo Petrarca moltissime famiglie nobili di Padova, di Venezia, venivano qui per costruire qui le case e per costruire qua le sue dimore estive, dove potevano venire a riposarsi in un luogo così bello. Lo posso capire perfettamente. Anche quello, secondo me, ha contribuito nel fatto che oggi possiamo godere di una città così bella e così piena delle case nobili, molto decorose, come anche la casa di Petrarca, perché la casa di Petrarca è perfettamente conservata ed è molto decorosa. Eppure lui scriveva che si è costruito una casa qui molto bella, che gli piaceva tantissimo. Anche secondo me perché era innamorato di questo posto, anche per quel motivo era così innamorato della sua casa qui. Ed è tutto per oggi, io spero che vi sia piaciuta Arcueil Petrarca, perché a me è piaciuta tantissimo, davvero. Io vorrei tanto ritornare qua, magari con il tempo un po' più bello, nel senso che quando non faccia così caldo come oggi, magari in autunno tornerei qua molto volentieri e ve lo consiglio anche di venire qua a passare una giornata molto tranquilla e a godere questa bellezza, ma anche visitare un luogo così tanto amato da Petrarca. È spettacolare questa città. Grazie di aver guardato questo video, se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un pollice in su, scrivermi un commento e condividerlo con i vostri amici, e se siete nuovi qua vi do il benvenuto al mio canale, metto qui i video sui viaggi, soprattutto sui viaggi nei luoghi nascosti, poco conosciuti in Italia, perché amo scoprire l'Italia e vi invito a seguirmi in questa avventura. Non dimenticate di iscrivervi a questo canale per non perdere nessun altro video. Grazie di essere stati qua e vi auguro una buona giornata!